Lampanato e confuso, Alexei sembrava non sapere nemmeno dove si trovasse. Se ne stava con le spalle alla porta della bottega appena varcata. E aveva un'espressione così sgomenta in volto che per un attimo Olga sentì l'impulso di arretrare. «Mi perdonerete mai, Olga Petrovna», disse. E davanti allo sguardo attonito di lei si diresse verso la stufa di ceramica ripetendo febbrilmente, tra i sussulti, quasi a riprender fiato dalla corsa, la stessa frase. «Ma non v'è nulla di cui dobbiate chiedermi perdono, Alexei Nikolaevich», ribatté Olga confusa. «Ditemi piuttosto che cosa vi è accaduto». Alexei era immobile vicino alla stufa. Gli occhi cerei e il corpo come se fosse svuotato e appeso a una gruccia. Fu a quel punto che Olga si accorse della piuma. Una piccola piuma bianca annidata tra i capelli scarruffati e umidi del giovane. D'istinto costò la mano alla tempia di lui per toglierla. Ma Alexei si ritrasse impaurito, urtando contro il bancone. Dalle tasche dell'isopastrano qualcosa di minuscolo rotolò a terra, con un tintinnio, andando a fermarsi proprio tra i piedi di lei. Olga, stupita, si chinò e raccolse un campanellino rotondo, che avrebbe ben potuto appartenere a un sonaglio per bimbi. Alzò lo suo sguardo limpido e interrogativo su Alexei. «Potrete mai comprendere, Olga Petrovna, dimenticare», disse questi. Ma poi, come posseduto da un improvviso terrore, prima che la fosse in grado di abbozzare una replica, infilò la porta e disparve. Olga, stringendo convulsamente nella mano quel nino, lo corse fuori e gridò: «Alexei Nikolaevich! Dove andate? Tornate indietro subito!» Cosa guardi? Cosa c'è? Che ti sei fermata? Non ha sentito? No? Cosa? Dovevo sentire? Non ho sentito niente. Corse fuori e gridò: «Alexei Nikolaevich, dove andate? Tornate indietro, vi prego!» «Nicola!» Ma si accorse di avere di fronte solo fiocchi di neve che le si posavano sui capelli come quella piuma sulla testa del giovane. «Allora, la prossima volta cosa mi leggi di bello, eh?» «Sorpresa!» «Sorpresa!» «Lo saprà sabato!» «Sabato, sì!» «Non ho avuto ancora tempo di passare in biblioteca!» «Sì, grazie! Ciao, Anna!» Anna è quella che veniva prima, io sono Chiara. Chiara, come il sole. Ciao. Arrivederci. Guardi che i cioccolatini devono durare qualche giorno, eh. Molto gentile che sei. Arrivederci. Ciao. Hai vinto un'altra volta? Ciao. Ciao. Ah, la chiave. Grazie. Non vedo che cosa ti trattenga dal trasferirti a Basilea. Tuo zio ha una splendida casa e ha ottime relazioni. Marie-Louise sentiva la voce di Jacques allontanarsi,
O forse era lei a spingerla via dalla propria mente. Il suo sguardo vagava per il parco, mentre la invadeva un dolore sordo. Potresti ricominciare col violoncello e soprattutto lì saresti al sicuro. Come poteva lui, proprio lui, Jacques, dirle questo? I suoi occhi si posarono su un grappolo di palloncini colorati, residuo dei festeggiamenti, rimasti impigliati tra i rami di un frassino. Mi apparvero così scioccamente variopinti e agonizzanti. Marie-Louise, mi ascolti? Disse lui irritato. Si girò verso Jacques e vide un uomo ansioso e invecchiato. Non ne vale la pena, rispose. Ormai ti ripeti soltanto. Uno schiaffo la colpì in pieno viso. Marie-Louise si portò la mano alla guancia, incredula. Solito incubo. E il medico. Adesso. Hai trovato la medicina? Sì. Rosa? Sì. È la solita? Sì. Grazie. Grazie. Metto sull'acqua per il tè. Grazie. Senti, Chiara, tanto che sei lì, quando ritorni, per favore, portami i fiammiferi. Sì. Ma sì, brutto vizio il fumare. Bel bidone ieri sera. Te l'ha detto Claudio cosa ti sei perso? Senti, se tu dovessi pensare a un libro, qual è il più bel libro che hai mai letto? Libro? Sì, un romanzo. Cosa leggi tu? Legge. Serve aiuto? Come? Cerca qualcosa di preciso. Sì. No. In realtà no. Mi consiglia lei qualcosa? Di che genere? La disturbo? Che ora sono? Le 3. Ma come mai così presto? L'ho svegliata? No, no, prego, prego, accomodi, vai avanti. Ecco l'acqua.
cominciamo. Se vuoi. Quella mattina mi svegliai all'improvviso. La prima cosa che mi colpì gli occhi fu il cielo trasparente d'estate che filtrava da una fessura della tenda. Il suo colore somigliava a quello del sogno dal quale mi ero appena svegliata. Nel sogno ridevo. Mi aveva lasciato uno strascico, come se dal fiume limpido del sogno fossi tornata con una manciata di sabbia dorata. Ridevo perché ero felice o perché mi ero liberata da qualcosa di triste. In ogni caso non avrei voluto ancora svegliarmi, pensai confusamente. Un vento fresco penetrava dalla finestra socchiusa. Ma questo non è il racconto dell'ultima volta. No, quello lo finiamo un altro giorno, le dispiace? È come vuoi, se fa piacere a te. L'autobus girò la curva, rallentò davanti a me, frenò dolcemente e la gente in fila prese a salire. Avevo al mio fianco gli ultimi bagagli. Ormai nella casa di mio non rimane più niente, pensai. Tenendomi in bilico con la mano un sostegno, guardai il cielo sopra un palazzo diventare sempre più scuro finché fu buio. Poi vidi i suoi occhi che mi guardavano. Devi essere molto fragile, disse. Perché? Solo le persone fragili portano orecchini blu come i tuoi. Come i tuoi? Aveva uno sguardo caldo, di quelli che si posano morbidi sul mondo. Mi sorprese a sorridergli. Adesso, ogni volta che l'autobus faceva una frenata, sentivo gli orecchini che dondolavano picchiettandomi leggeri le guance. Sarà lui, pensai. Ero sempre stata certa che lo avrei riconosciuto immediatamente. Non gli avrei nemmeno chiesto come si chiamava. Purtroppo i bicchieri sono di carta. Già, risposi. Quando si fanno molli, il vino diventa cattivo. Ci sedemmo davanti alla saracinesca abbassata di un negozio. Nell'aria il profumo dell'estate che si allontanava. Mi pose una mano sulla guancia. Era calda, così calda che mi diede un capogiro. Veramente mi ha cercata. Ogni volta che passava un camion la sua vibrazione arrivava fino a noi. Si ci ha cercata, tutti i giorni, come un detective, senza mai dormire una volta come si deve. Lo disse con uno sguardo di una dolcezza incomparabile. Un soffio di vento attraversò la notte e quando mi abbracciò ebbi la netta sensazione di essere arrivata a qualcosa di soffice e accogliente, un posto dove potermi togliere le scarpe e ridere leggera. Con tutti quei palazzoni che ci circondavano, sembrava che il mondo si fosse chiuso tutto intorno a noi come un acquario. Andiamo, disse lui. Era bello vederlo sorridere. Thank you.